Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dalla base, prima posizione. Oggi parliamo di questa cosa qui. In una trattativa di vendita, quando è che devi assolutamente presentare il tuo prodotto o servizio? Quando? Ok? Adesso qui sotto, ragazzi, vi metterò una linea del tempo, timeline. Okay. Qui mettiamo il punto zero, è l'inizio della trattativa, inizio, e qui magari ci mettiamo la chiusura. Attenzione che magari questa timeline dura più appuntamenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che io inizio una trattativa, poi non riesco a concluderla perché magari il cliente mi chiede un'offerta, ok? Quindi vado una prima volta dal cliente, poi vado magari una seconda volta dal cliente, poi vado una terza volta dal cliente, poi la quarta volta arrivo alla chiusura. Quindi potrebbe essere che voi chiudiate il vostro prodotto, il vostro servizio, non so adesso cosa vendiate, però magari se fate vendita porta a porta, solitamente la trattativa di vendita si chiude su o uno step o in prima visita o al massimo in seconda visita. Molto raro che si vada oltre il secondo appuntamento. Se invece vendi ad aziende e magari vendi prodotti costosi dai 5.000 ai 10.000 euro in su, probabilmente avrai bisogno di fare 2, 3, 4 trattative. Ecco, questo dato, ragazzi, è fondamentale da conoscere, cioè analizzando le tue trattative dovresti cercare di capire in quanti incontri mediamente chiudi una trattativa di vendita, perché sai che se ne fai meno non chiuderai la vendita, se ne fai di più stai sbrodolando, cioè quella vendita lì probabilmente non la chiuderai. Se hai visto i miei video precedenti, ce n'è uno in particolare a cui tengo molto, che si intitola "Non presentare mai, 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 mai il tuo prodotto e servizio". È un video che ha avuto molto successo, vattelo a vedere. Allora, c'è un momento esatto in cui devi presentare il tuo prodotto o servizio? Assolutamente sì, ragazzi, perché la vendita, che per me include il sistema di generazione contatti, la vendita è una scienza esatta, sia che tu venda ad aziende, sia che tu venda a privati, ok? Allora, quando è che si presenta il prodotto o servizio? Allora, potrebbe essere che tu lo presenti al primo appuntamento, potrebbe essere che lo presenti al secondo appuntamento, oppure potrebbe essere che magari raccogli informazioni durante il primo e secondo appuntamento e magari lo presenti al terzo appuntamento. In realtà non mi interessa se il prodotto lo presenti al primo appuntamento, al secondo appuntamento, al terzo appuntamento, oppure se vendi linee da 2 milioni e mezzo di euro, come il mio cliente qua di Vicenza, lui magari fa 6-8 appuntamenti, anche 12 appuntamenti per vendere, capite bene ragazzi, una linea da 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro, un impianto, è chiaro che sono richiesti parecchi appuntamenti. Mi interessa un'altra cosa, il quando va presentato. Va presentato quando e solo se il cliente ha espresso, quindi prima condizione, in modo dettagliato, quindi questa è la seconda condizione, il suo problema. Finché il cliente non ha dichiarato, espresso in modo dettagliato qual è il suo problema, non ha senso presentare il tuo prodotto o servizio, a meno che tu non faccia vendita porta a porta, ok? E allora in quel caso là magari entri in questa famiglia e lì devi presentare il prodotto. Ma prima di presentarlo, prova questa tecnica, cioè ti chiederei di far dire al cliente come risolve quel problema lì. Facciamo un esempio: se tu vendi pentole, o se tu vendi aspirapolveri, o se tu vendi prodotti per demineralizzare l'acqua, magari chiedi al cliente come risolve quel problema lì, cioè come cucina, come aspira, se ha un qualche prodotto per demineralizzare l'acqua, perché così verifichi a che stadio, a che stato si trova il cliente, cioè se ha un problema effettivamente percepito o se non ha un problema percepito magari ce l'ha leggermente latente. Dopo che hai fatto questa verifica, allora presenti il tuo prodotto e servizio. Quindi anche nella vendita porta a porta o nella vendita diretta, diciamo che si usa comunque questa tecnica, no, del confronto. Quindi si dice al cliente: ok, fammi vedere come pulisci, fammi vedere che pentole usi per cucinare, ti faccio vedere che il mio sistema, quindi tecnica del confronto, ok, funziona molto meglio. Questo è per quanto riguarda la vendita porta a porta o vendita diretta. Nel caso invece di vendita B2B, quindi sei tu che lavori con aziende, oppure anche B2C, se hai un negozio o se hai un'agenzia immobiliare,
o se comunque diciamo la scena che si crea è tu vai dal cliente oppure il cliente che viene da te, ecco, in questi due casi. Quindi quando diciamo il cliente sta esprimendo un bisogno, che non è il caso tipico della vendita porta a porta, perché nella vendita porta a porta sei tu che crei il bisogno, quindi tu entri da un potenziale cliente con un'offerta e cerchi sostanzialmente di attirare l'attenzione, suscitare un interesse, creare bisogno e poi vendere il tuo prodotto o servizio. Mentre se lavori nel B2B, stavamo dicendo, o B2C, dove è il cliente che viene da te, lo disegniamo qua, questo sei tu, questo è il cliente, ok? Cliente che viene da te o tu che vai da lui, quindi in questo caso c'è un bisogno espresso, la cosa che devi fare è presentare il tuo prodotto o servizio solo quando lui ha espresso in modo dettagliato il suo problema. È fondamentale che ci siano queste tre cose, perché se no fai come il classico venditore anni 80 che arriva in azienda, magari tira fuori dalla borsa i suoi prodotti, inizia a far vedere un po' di cose al cliente, però che cazzo gli fai vedere se non sai che problema ha, se non sai che prodotto dargli, se non sai che servizio dargli? Cioè la stai prendendo troppo alla larga, no? Nel senso che stai lavorando in questo modo. Lui magari ha questo problema, ok, che tu non hai scoperto, e tu sostanzialmente, quindi ha questo problema che viene risolto magari con un prodotto, un servizio specifico, ok, e tu durante la trattativa di vendita cosa stai facendo? Cioè anziché capire questo per poi arrivare al prodotto e servizio specifico, magari gli parli di questo prodotto, gli parli di questo prodotto o servizio, prodotto, servizio, prodotto, servizio. Guarda, abbiamo questo, guarda, abbiamo questo, guarda, abbiamo questo. Sì, guarda, abbiamo questo, sì, guarda, abbiamo quest'altro prodotto e servizio. Invece no, devi assolutamente metterti in ascolto. Ascolto più domande per raccogliere questi tre dati qua. Problema, deve esprimere in modo dettagliato il suo problema. Solo allora riuscirai proprio ad andare come un cecchino e quindi non andrai più a caso, ma andrai esattamente sul prodotto e servizio che effettivamente va a risolvere quel problema lì in modo specifico e magari in modo migliore della concorrenza. Quando presentare il proprio prodotto e il proprio servizio? L'avete capito? Non è importante se durante la prima, la seconda o la terza trattativa, l'importante è che il cliente abbia espresso in modo specifico di che cosa ha bisogno. Questo nel caso in cui il cliente venga da te o tu vada da lui. Nel caso invece di vendita porta a porta, devi prima attirare l'attenzione, creare interesse e poi tiri fuori il prodotto da far vedere. Se non in prima visita, in seconda visita. Bene ragazzi, per il momento è tutto. Iscrivetevi al mio canale, condividete questo meraviglioso video. Vi aspetto alla Sales Mastery oppure vi aspetto nei miei uffici di Padova. Per il momento è tutto. Ciao e mi raccomando, azione, quindi blocco di appunti. Riguardatevi questo video, cercate di capire che cosa potete applicare da domani mattina e soprattutto fatelo. Se avete bisogno di me o se volete accelerare e quindi risparmiare tempo, sapete dove trovarmi. Ciao ragazzi!